Carnevale in pieno agosto, metaforicamente parlando, sui temi che riguardano Trieste, per cui la politica è chiamata a rispondere. Il senatore del Partito Democratico Francesco Russo, intervenuto stamattina nel corso della diretta di Tele4, ha espresso la sua opinione riguardo alcune scelte da sceriffo intraprese dalla giunta di piazza. C'è stato anche modo di parlare del Burkini, così come di altri argomenti, non prioritari secondo Russo, o forse non adesso, di fronte a criticità maggiori. Mi pare che quest'estate, me lo lasci dire, insomma, sia un po' caratterizzata da polemiche, magari ci torneremo, anche il Burkini e altre questi cose, giorni in particolare. Polemiche un po' strumentali rispetto, magari importanti, perché vedremo che ci sono dei temi decisivi anche dal punto di vista della cultura complessiva del nostro paese, dell'Europa, del mondo che sta cambiando in grande velocità. Però per quel che riguarda la nostra città mi pare che si stia facendo semplicemente un po' di carnevale, insomma. Allora, anche in questo caso ho preferito ridire che, insomma, i gesti concreti forse testimoniano che la buona politica, io non sono al governo in questa città, avrei fatto cose diverse sicuramente dal vice sindaco Roberti sulla situazione dei senza tetto, che guarda caso poi sono scomparsi dall'agenda politica, insomma, sono serviti per fare un po' di polemica e per mostrare magari un piglio da sceriffo a cui qualcuno tiene molto. Io sono per una politica che prova a risolvere i problemi in maniera molto più concreta. In questo momento nella nostra città mi è dispiaciuto, guardi, vedere accostata alla Caritas la parola mafia addirittura dagli esponenti del centrodestra della nostra città. Non se lo merita la Chiesa Triestina, non se lo meritano gli operatori. Ricordiamo che la Caritas dipende direttamente dal Vescovo, quindi insomma si è davvero esagerato.